Sta continuando il percorso ai fini dell'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, un piano che, al contrario del passato, non prevede ricorso all'incenerimento, ma persegue il tema dell'economia circolare e quindi del classico trinomio uso, riciclo e riuso, e quindi il tema dell'economia circolare, l'abbandono, noi ci auspichiamo, definitivo dell'economia lineare. Questo piano servirà anche ai fini della dimostrazione della non necessarietà, sia dal punto di vista tecnico che economico che funzionale, di un impianto di incenerimento qui in Abruzzo. Una gestione sempre più sostenibile, comunque al di là di tutto. Sì, beh, devo dire che i dati negli ultimi 2 anni, grazie anche all'attività che abbiamo messo in campo, che è una anticipazione delle previsioni del nuovo piano di gestione dei rifiuti, si stanno realizzando centri di riuso, piattaforme ecologiche, centri di raccolto per circa 36 milioni di euro finanziati nel corso degli ultimi anni, dal 2015 in poi, dalla Regione Abruzzo. Fatto che chiaramente ha inciso favorevolmente sulla riduzione progressiva della quantità di rifiuti, incidendo beneficamente anche sul tema della raccolta differenziata. Non è un caso che a ottobre scorso siamo stati premiati a Napoli come la regione che nell'ambito del centro-sud ha realizzato delle performance migliori.